Sindaco, questa targa è per dire grazie alla magistratura e alla procura di Crotone? Assolutamente sì, è un modo per dire grazie per tutto quello che stanno facendo, per la vicinanza. E non vi nascondo che fare l'amministratore, io sono ormai un po' di anni che faccio l'amministratore, e sapere di avere persone come il procuratore, ma come tutte le forze dell'ordine vicine, è disponibile. La cosa bella, ecco, è la vicinanza e la presenza. A volte anche basta una semplice telefonata e sapere che ci sono. È una rassicurazione per noi e quindi di riflesso a tutti i concittadini. Questo dono che abbiamo dato, l'albero dell'olivo, l'albero della pace, l'albero, noi diciamo, della quiete, della tranquillità che abbiamo dato come amministrazione al procuratore, alla procura, al tribunale. Proprio come simbolo di vicinanza e come piena collaborazione, sta a significare proprio questa grande collaborazione che c'è con tutte le forze dell'ordine. Non poteva essere posto più bello, e la targa sta a indicare proprio, ecco, l'amministrazione comunale, quindi per chiunque passerà i nostri compaesani vedranno inciso il comune di Pallagorio qui. Noi siamo molto grati al Comune di Pallagorio che ci ha fatto questo graditissimo dono, segno anche di quello che ci spinge sempre a lavorare e a dare il massimo, cioè quello di fornire un servizio adeguato, sempre migliore alla collettività nel territorio in cui siamo chiamati a svolgere il nostro lavoro. Per noi è elemento di grande conforto, momento di grande soddisfazione vedere che le comunità recepiscono quello che noi facciamo. Talvolta il nostro lavoro può risultare difficile da comprendere o insufficiente, e talvolta lo è anche. Però vedere che ci sono segni di gratitudine, di riscontro a quello che facciamo, ovviamente ci riempie, lasciatemelo dire, di orgoglio. Lei come procuratore non ama la pubblicità, diciamo, di quello che fa, preferisce lavorare in silenzio e poi, ecco, momenti come questo mettono in evidenza il suo impegno. Ma noi siamo chiamati a fare un servizio, la legge ci stabilisce delle regole e noi quelle rispettiamo. Ovviamente, come tutte le professioni, ha bisogno anche di metterci una bella quota di cuore e di volontà di superare le difficoltà che mai mancano. I risultati sono il nostro miglior elemento di presentazione. Non abbiamo bisogno di dire abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quest'altro, lo facciamo. E questo dono di stamattina è ovviamente la riprova che poi chi deve intendere capisce che il nostro lavoro è stato fatto bene.